Il bosco di portici riapre le porte alla città. È ora infatti possibile per i cittadini del comune vesuviano e dei comuni limitrofi riappropriarsi di quell'autentico polmone verde che circonda la splendida reggia borbonica e guarda dritto al mare. La struttura era stata chiusa per permettere la manutenzione e messa in sicurezza dell'area. In più sopralluoghi, infatti, erano stati riscontrati dei pericoli per l'incolumità dei visitatori a causa di alberi secolari che necessitavano di interventi urgenti. Grazie all'azione della provincia di Napoli è stato avviato l'iter di messa in sicurezza, con l'individuazione delle risorse economiche a supporto dell'opera, cui ha fatto seguito la progettazione e la realizzazione degli interventi. Sono stati realizzati interventi strutturali dalla peschiera a tutto quello che circonda il bosco, che oggi sono in sicurezza. E sono stati stanziati dei soldi soprattutto per il rifacimento del bosco inferiore, mentre per quanto riguarda il bosco superiore, come tutti sanno, viene gestito appunto dall'università in modo eccellente. Interventi che vanno ad aggiungersi a quelli già effettuati all'interno della reggia, anch'essa di proprietà della provincia, ed a quelli in programmazione che stanno restituendo la dimora borbonica agli antichi splendori. I primi fondi che sono stati investiti sono soprattutto per la ristrutturazione interna delle sale del Museo Ercolanense che è all'interno, e anche della sala cinese. Sono stati fatti investimenti importantissimi proprio per dare lustro a questo sito borbonico bellissimo. E l'ultimo che è stato fatto come finanziamento per la ristrutturazione sia dell'orologio che vediamo qui in alto sia per quanto riguarda lo scalone è stato di 2 milioni e mezzo con fondi europei per un progetto di valorizzazione dei beni culturali. Grazie alla sinergia tra l'azione della provincia, lo supporto della nostra azione amministrativa come amministrazione comunale e dell'Università Federico II che lavora in sinergia con noi, siamo riusciti a restituire ai cittadini non solo un polmone verde, quindi fruibile per i cittadini, ma soprattutto un bene, io dico, culturale di inestimabile valore. I finanziamenti programmati dalla Giunta sono stati approvati dal Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale ha la responsabilità e l'opportunità principalmente di mettere nel circuito turistico perle, ma veramente perle come la reggia di Portici ed altri siti. Tuttavia non tutto il bosco è ancora fruibile. È stato coronato un sogno e l'inizio di un percorso che purtroppo vede una parziale apertura del bosco di Portici, che noi miriamo, penso, ad aprire tutto il bosco alla città. Thank you.